a tutti e benvenuti. Oggi voglio fare una serie di video in cui voglio parlarvi del metodo I-Cord per avvio delle maglie, per realizzare i bordini del progetto e per chiusura, finitura del lavoro. Su questo campioncino ho applicato tutto quello che vorrò spiegare nel video. Quindi l'avvio, il bordino, questo vedete tubolare che scorre in alto e questa chiusura che ho fatto con un colore differente, contrasto, per farvi vedere ancora di più l'effetto che fa. Volendo ovviamente si può fare anche con lo stesso colore, solo che l'ho voluto dividere per farvi vedere che vedete questa chiusura è un cilindro come se venisse messo sopra al lavoro, identico a quel campioncino, vedete, che ho fatto di cordino, vedete, questo qua è il cordino solo. Con questo metodo, infatti viene anche chiamato I-Cord, si realizzano delle cordine, vedete questi cordini qui. Con questo cordino, se guardate, è identico alla chiusura che ho fatto, quindi questo metodo ci permette fare queste belle chiusure, queste belle definizioni. Realizzando anche le cordine, posso fare tantissime decorazioni nelle lavorazioni delle maglie. Queste cordine li posso fare quanto basta lunghe per poi realizzare una collana oppure una cinturina per un maglioncino che sto facendo. Comunque c'è una vasta gamma dove possiamo utilizzare questi cordini realizzati a mano con i ferri. Infatti, vedete qui poi in questo campioncino ho applicato la tecnica del grano di riso semplice per farvi vedere che si sposa molto bene. Infatti si può fare anche il rasato di riso, qualsiasi lavorazione che preferite potete applicarla con questo metodo e si sposa molto bene. Comunque, in video di oggi, per non farlo diventare troppo lungo, ho deciso di dividerli, quindi in questa prima parte parlerò di avvio. Vedete di questo avvio qui e poi nelle parti successive che dividerò parlerò di bordini laterali e della chiusura e poi anche farò vedere come realizzare questi cordini da soli singolari. Vedete, è molto facile, può essere realizzato con diversi tipi di ferri che avete. Ok, possiamo iniziare. Utilizzeremo e avremo bisogno di due filati di due colori diversi, uno che servirà come filato aiutante e uno per la lavorazione principale. Io come il filo aiutante userò questo e allora vi faccio vedere. Si parte con avvio di 3 maglie con il filo aiutante. Ed ecco, vedete, ho avviato 3 maglie. L'avvio potete scegliere con quale vi trovate meglio, ovviamente, non ci sono limiti. Iniziamo con lavorazione di primo ferro tutto a rovescio, di prime maglie tutti a rovescio, 1, 2 e 3. Ok, primo ferro abbiamo fatto. Ora taglio via il filo aiutante. Ora, dal secondo ferro, metto in uso anche il ferro, scusatemi, anche il filo principale. Ora, noi dobbiamo stare attenti da incorporare il filo principale in queste 3 maglie che abbiamo avviato con il filo contrasto aiutante. Quindi guardate, faccio passare il filo da altra parte e continuo a fare la lavorazione per il diritto normalissima, però vedete che faccio aggancio al filo bianco, così faccio questa incorporatura dentro e ho fatto avvio tra virgolette con quelle bianche incorporandoli dentro al filo aiutante, ecco, le 3 maglie. Ok, ora che abbiamo fatto
secondo ferro per il diritto incorporando questo filo principale, dobbiamo fare il passaggio, spostare le maglie lavorate sul ferro di sinistra. 1, 2 e 3. Ora possiamo iniziare con la tecnica di high cord. Quindi, come si fa ad avviarli? Praticamente io devo fare questa cosa, devo utilizzare la prima maglia, vedete, che si presenta per fare l'avvio. Quindi io devo fare una lavorazione per il diritto partendo da davanti e creando una maglia, vedete? Sono entrata da davanti, ho agganciato il filo e ho realizzato la prima maglia però non faccio scendere la maglia che si trova sul ferro di sinistra, vedete che rimane ancora lì nonostante che io ho già una maglia sul ferro di destra. Ora devo rientrare un'altra volta, stavolta da dietro, vedete, e fare un'altra lavorazione per il diritto, ed ecco, solo adesso faccio scendere la maglia dal ferro di sinistra ed ecco che ho realizzato da una due, di cui una sarà la prima maglia la nostra maglia di avvio. Dobbiamo tenere conto di una cosa: non bisogna lavorare largo, bisogna fare delle maglie un po' strettine, stringerli bene per non avere poi il contrasto tra le maglie e il bordino, appunto il cilindro che si crea sotto. Poi le altre due, successive due maglie che si presentano, faccio con la lavorazione per il diritto normale. 1 e 2. Sempre stringo, non faccio troppo larghe. Ed ecco, vedete, ne abbiamo fatto la prima maglia di avvio. E ora, guardate, dobbiamo fare così. Dobbiamo tornare a rispostare le maglie sul ferro di sinistra di nuovo, tenendo il filo da dietro, aiutandomi con l'indice della mano di sinistra. Guardate, sposto le tre maglie, vedete, la prima rimane lì perché è già la maglia di avvio. Le tre maglie con quali vado a lavorare, li sposto sempre sul ferro di sinistra. Guardate, ora torno a rientrare nella prima maglia da davanti e faccio una lavorazione per il diritto 1, continuo a non farlo scendere, torno a rientrare ora da dietro e creo un'altra maglia. Ecco, ora faccio scendere. Entro da dietro perché devo avere questo diritto ritorto che mi permette di evitare la creazione dei buchettini, quindi mi permette di avere una maglia più stretta. Ora, le due maglie successive faccio con la lavorazione per il diritto come ho sempre fatto. 1 e 2. Ecco, ne abbiamo già due. Ora, di nuovo, guardate, sposto 1, 2 e 3. Vedete, abbiamo già due maglie avviate. Quindi partiamo con la terza. Si fa sempre nello stesso modo, quindi entriamo nella prima asola della maglia, facciamo lavorazione per il diritto normale, senza far scendere subito un'altra lavorazione dalla stessa asola, partendo da dietro e agganciando e creando la maglia per il diritto. Guardate, ecco, guardate, vedete? L'aggancio da dietro e realizzo la maglia. Eccola qui. Faccio scendere la maglia dal ferro di sinistra e procedo con successive due maglie per il diritto normale. Ecco, vedete, ecco. Ora potete vedere che abbiamo già tre maglie avviate e tre torniamo a rispostare sul ferro di sinistra perché sono sempre quelli che ci permettono di creare le maglie di avvio. Guardate, partiamo di nuovo.
entriamo di nuovo in questa prima maglia, guardate, una è lavorazione per il diritto normale, ecco la prima maglia, senza far scendere torniamo a rientrare da dietro, guardate, sempre nella stessa asola, e facciamo un'altra lavorazione per il diritto, ed ecco, guardate, abbiamo fatto. Poi con altre due procedo per il diritto normale. Guardate, tenete conto che ultime tre maglie sono sempre le maglie della high court, giusto? Quindi, ecco, tenete conto che avete già avviato 1, 2, 3 e 4 maglie e così si andrà avanti per tutto il numero di maglie di cui avremo bisogno, che abbiamo bisogno. Stessa cosa, guardate, 1, 2, 3, torniamo a rimettere sul ferro di sinistra e continuiamo con il nostro avvio. Quindi guardate, sempre la prima maglia serve per creazione delle maglie da mettere sul ferro di destra. Quindi facciamo un avvio a lavorazione scusate, una lavorazione per il diritto della maglia, poi torniamo a rientrare nella stessa asola entrando da dietro, guardate, da dietro, e facendo questa maglia per il diritto ritorta, bella stretta per non avere lo stacco, vedete? Poi queste due li procedo con la lavorazione per il diritto normale. Ecco, vedete, guardate, abbiamo questo bordino che si sta creando sotto e queste maglie di avvio che sono già 5 di numero. Con questo avvio, a parte di avere un bordo molto bello, decorativo, resistente, abbiamo anche la possibilità di evitare avere il filo lungo quello d'altra parte. Sapete che quando facciamo avvio non sappiamo mai precisamente il filo da lasciare, giusto? Invece con questo metodo stiamo già perfettamente andando e abbiamo lasciato solo pezzo di filo che ci serviva. Ok, poi un altro accorgimento. Come ho già detto, noi facciamo la lavorazione del diritto ritorto stringendo bene bene le maglie per non avere uno stacco troppo grande, però si potrebbe fare anche un'altra cosa per evitare questo stacco e queste maglie più grosse. Praticamente sul ferro di destra dovete prendere un ferro con il numero minore, minore a quello che utilizziamo, ok? Su quello di sinistra, ad esempio, terremo un 4. Su altro possiamo prenderne uno più piccolo, anche di due misure più piccole, più sottile, perché così avremo le asole delle maglie molto più strette. Allora, vediamo ancora alcune insieme, guardate, torno a rispostare, guardate, 1, 2 e 3, sempre le stesse maglie di high court che abbiamo avviato. Torniamo a crearne altre. Faccio questa entrata per il diritto normale. 1, non faccio scendere, torno a rientrare dall'asola da dietro e realizzo un'altra maglia per il diritto. Vedete? Bella stretta, eccola qua. Poi, successive due, faccio con la lavorazione per il diritto normale. Ok. Giusto, sempre, controllo sempre, torno a fare la stessa cosa, guardate, sposto ultime tre sul ferro di sinistra, 1, 2 e 3. Sempre la prima, guardate, uso per fare la maglia. Una volta, torno a rientrare nella stessa asola da dietro, stavolta aggancio e creo questa maglia. Ecco, ora faccio scendere e procedo con e lavorazione per il diritto normale. Eccoci qua. Ed ecco un'altra. Vedete? Che meraviglia. Vedete, abbiamo le nostre maglie. Le ultime tre non le contate perché sono sempre quelle che servono per l'avvio. E si fa sempre così. Si spostano sul ferro di sinistra le tre maglie. 1, 2, 3. Ora andiamo, entriamo dentro, creiamo una da davanti, vedete? Poi da dietro 2 e solo ora la facciamo scendere. Eccola.
colloqui e poi finiamo con l'elaborazione per il diritto normale del nostro iCord. Guardate. Ok, ora ne avvio un altro po' di maglie per farvi vedere come poi togliere il filo aiutante che abbiamo messo all'inizio. Quindi adesso in modo autonomo ne abbiamo altri e poi ci vediamo. Tanto il meccanismo è sempre quello: le tre male si spostano sul ferro di sinistra, la prima si usa per realizzare avvio e poi altre due si con l'elaborazione della prima asola due volte e poi si fa l'elaborazione di due successivi normalmente, e così per tutto il numero di mali di cui abbiamo bisogno. Ecco qui, ho avviato 20 maglie, vedete, 20 maglie avviate. Ora vi faccio vedere come recuperare le nostre, questi tre maglie finali del nostro tubicino, perché anche qui ci sono 20 maglie avviate e 3 maglie finali che fanno parte del cilindrino, quindi andremo a recuperare anche quelle. Ok, per iniziamo. Giriamo il ferro e partiamo. La prima maglia, vedete, lo faccio per il diritto. Ecco. Poi le successive due le faccio per il rovescio, 1 e 2. Queste qua sono il nostro bordino verticale che, volendo, potremmo tirar su. Quindi ora parte il punto principale che avete scelto. Io anche questo campioncino lo faccio sempre con il grano di riso, perciò faccio alternazione, uno a diritto e uno a rovescio. Voi volete, volendo, potete fare lo stesso che ho fatto io, oppure potete applicare uno a legaccio, rasato, diritto, rovescio, quello che viene richiesto dal progetto, oppure quello che preferite, vi piace di più. Ok, così facciamo, andiamo avanti fino al punto da dover recuperare le nostre maglie. Ecco, abbiamo finito il ferro mantenendo la lavorazione che abbiamo deciso. Ora torniamo a girare il ferro e dobbiamo, vedete, recuperare le nostre tre maglie. Lo facciamo in modo attento utilizzando un altro terzo ferro. Guardate, vado a agganciare in questo modo le maglie. Allora, una volta, vedete, guardate, li metto tutti e tre, scusate, tornare a metterli, ecco, sono tutti e tre sul ferro, guardate. Ora devo tirare via il ferro filo aiutante, mi aiuto con i forbici e lo tolgo. Allora, vedete, una volta che li abbiamo recuperati, li abbiamo messi su questo terzo ferro. Allora, 1, 2, 3. La prima che si presenta è quella più larga, giusto? E per evitare quel stacco lì, quel forlino lì che si creerà, io inizierò la lavorazione da quella ultima. Quindi cosa faccio? Faccio semplicemente, guardate, giro il ferro e
parto dall'ultimo, quindi torno a spostarli su ferro di sinistra, guardate, ecco, tutti e tre li devo mettere, quindi è un po' pericoloso, state attenti, metteteli tutti senza fretta, ecco qui, vedete, sono tutti e tre sul ferro principale dal quale adesso partiamo con la lavorazione. Allora, guardate, adesso li ho messi tutti sul ferro, giusto? Devo tornarli a spostarli sul ferro di sinistra. 1, 2 e 3, per poter finire questo ferro. Guardate, e faccio la lavorazione normale per concludere il ferro, come se fosse lì dall'inizio, quindi tutto questo ho fatto giusto per tirarli su, girarli verso e partire con le lavorazioni. Ora il ferro lo concludo con la lavorazione di tutti e tre maglie a rovescio. Questo se voglio procedere con il bordino tubolare anche sui fianchi andando su verticalmente. Guardate, vedete? Eccoli. Ecco, così abbiamo concluso l'avvio con I-cord e recupero delle maglie, che adesso se vogliamo fare il bordino abbiamo la base. Ecco, ora con questo avvio voi potete procedere normalmente con la vostra lavorazione che avete scelto, facendo dal primo all'ultimo il punto che avete scelto. Invece se volete fare il bordino come nel mio campioncino, vedete, sempre questo I-cord, vi farò vedere anche la seconda parte del video come farlo. Intanto grazie per aver seguito. Ora vi faccio anche la seconda parte in cui vi farò vedere come fare questi bordini verticali.